In questo tutorial vi voglio presentare un modello semplice fatto con il punto conchiglia. Quindi cominciamo con il nostro punto anello iniziale, secondo sopra il primo sopra il secondo, lasciandolo proprio scivolare dal dito. Tiriamo la codina. Ed ecco qua il nostro anello. Tiriamo adesso il filo per adattare l'anello all'uncinetto e cominciamo a fare il primo giro normale di catenelle. Il modello è un multiplo di 4 catenelle, quindi per ogni punto conchiglia che lo vogliamo aggiungere, mettiamo 4 catenelle. Allora facciamo così: una, due, tre e quattro. Quindi questa sarebbe una, due, tre, quattro, due, una, due, tre, quattro, tre. Abbiamo fino adesso 3 punti conchiglia. 4 per 3, 12. Andiamo avanti, 12 catenelle. 1, 2, 3, 4. 12 più 4, 16 catenelle. E andiamo a fare ancora 4, 2, 3, 4. Abbiamo 20 catenelle, quindi 5 conchiglie sarebbero, solo che noi vedremo poi nel modello, facciamo un punto, diciamo che non sarebbe il punto iniziale, un punto alto all'inizio e un punto alto alla fine per poter girare il lavoro. Ok, adesso vediamo. Io per cominciare il modello farò un giro di punti bassi. Se volete cominciare proprio così, dovete aggiungere ancora 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. Però adesso, come vi dicevo, facciamo il giro di punti bassi. Perciò aggiungiamo una catenella e nella 20ª catenella facciamo un punto basso. Così. Dobbiamo aggiungere una catenella perché se no ci rimangono solo 19 punti bassi. Ecco, tre, quattro. Quindi mi rimangono 2 anelli sopra l'uncinetto e uno sotto l'uncinetto. Prendo il filo, lo tiro, 2 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passiamo tramite entrambi per realizzare il punto basso. E andiamo avanti così. In ogni catenella facciamo un punto basso. Ok, come vi dicevo, potete cominciare già appena fatta la catenella della lunghezza desiderata, potete cominciare già con il punto conchiglia, solo che io, come vi dicevo, voglio proprio fare una base, ve la consiglio anche a voi perché dopo è più facile lavorare il nostro punto, avendo già una base di punti bassi. Ok, in ogni catenella facciamo un punto basso. Ecco. Siamo quasi. Ecco,
Ups. Ok, e l'ultima catenella e l'ultimo punto basso. Così. Adesso contiamo. Ne dovremo avere 20. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Abbiamo 20 catenelle e iniziamo il nostro modello. Quindi con 3 catenelle iniziali, 1, 2, 3, che saranno il nostro primo punto alto. Giriamo il lavoro e contiamo. Con questo 1, 2, 3. Nel quarto, come vi dicevo, che è un multiplo di 4, nel quarto punto, quindi abbiamo 1, 2, 3, nel quarto punto facciamo un punto conchiglia. E lo facciamo così. Filo sull'uncinetto, infiliamo l'uncinetto nel quarto punto e lavoriamo. 3 punti alti nello stesso punto. 1, quindi nello stesso punto vengo a lavorare 3 punti alti. 1, 2, ne faccio un altro, 3. Filo sull'uncinetto, passiamo tramite 2, filo sull'uncinetto, passiamo tramite ultimi 2. Abbiamo 3 punti alti lavorati nello stesso punto, 2 catenelle e per finire la conchiglia ancora 3 punti alti nello stesso punto. Quindi alla fine avremo lavorato 6 punti alti nello stesso punto. 1, 2 e 3. Fatta una conchiglia. 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti nello stesso punto. Adesso andiamo a contare 1, 2, 3. Nel quarto facciamo un'altra conchiglia, filo sull'uncinetto, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti nello stesso punto. Quindi in ogni quarto punto lavoriamo una conchiglia in questo modo. 3 punti alti, una 2 catenelle e nello stesso punto di base ancora 3 punti alti. Ups. Così. 1, 2, 3. Così, adesso finita la seconda conchiglia, viene così il modello, andiamo a lavorare la terza conchiglia. Contiamo 1, 2, 3 punti di base, nel quarto lavoriamo un punto conchiglia, cioè sempre nel quarto punto di base lavoriamo un punto conchiglia. Quindi 3 punti alti, 2, 3, una, 2 catenelle e ancora
nello stesso punto 3 punti alti. 1, 2, 3 e l'ultimo 3. Ecco qua la nostra terza conchiglia. Andiamo a contare 1, 2, 3. Nel quarto facciamo un altro punto conchiglia. 1, 2, 3. Qua nel quarto. Filo sull'uncinetto, infiliamo l'uncinetto nel quarto punto, prendiamo il filo, lo tiriamo, 3 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passiamo tramite 2. Filo sull'uncinetto, passiamo tramite altri due. Facciamo di nuovo 1, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 1. Nel quarto infiliamo l'uncinetto, tiriamo il filo, 3 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passiamo tramite 2, filo sull'uncinetto, passiamo tramite ultimi due. 1, 2, 3 punti alti nello stesso punto. 1, 2 catenelle e ancora nello stesso punto 3 punti alti per finire la nostra conchiglia. 1, 2. Tre. Ok. Siamo arrivate alla fine e facciamo 1, 2, 3. Nel quarto e ultimo punto facciamo solo un punto alto. Quindi questi due punti alti, iniziale e finale, saranno, diciamo, il bordino del nostro punto alto. Abbiamo quattro conchiglie e due punti alti, iniziale e finale. Per girare il lavoro facciamo 3 catenelle, quindi il nostro punto alto iniziale. Giriamo il lavoro e nello spazio da 2 catenelle, qua in mezzo alla prima conchiglia, cioè lavoriamo un'altra conchiglia. 1, 2, 3 punti alti, quindi lavoro proprio nello spazio da 2 catenelle. Faccio ancora 2 catenelle e sempre nello stesso spazio da 2 catenelle vado a fare ancora un set da 3 punti alti. 1, 2 e 3. Ecco. Poi salto nello spazio da 2 catenelle della conchiglia, prossima conchiglia, e faccio un'altra conchiglia. 1, 2, 3 punti alti, una, due catenelle e vengo a fare ancora uno, quindi lavoro nello stesso spazio da 2 catenelle, 2, 3, ecco, fatte due conchiglie sopra le due precedenti e andiamo avanti così. Nello spazio seguente spazio da 2 catenelle lavoro un'altra conchiglia. 1, 2, 3, 1, 2 catenelle e nello stesso spazio da 2 catenelle faccio ancora 3 punti alti. 1, 2.
tre. Vengo nell'ultima conchiglia, quindi qua in mezzo nello spazio da 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vengo in filo proprio qua nello spazio da 2 catenelle, tiro il filo e faccio un'altra conchiglia. Quindi 3 punti alti. Tre punti alti, una, 2 catenelle e nello stesso spazio 3 punti alti. 1, 2 e 3. Sono arrivata alla fine del mio giro. E qua dovremo fare nella terza catenella del nostro punto alto, dovremo fare un altro punto alto, però io, per essere più facile, filo sull'uncinetto proprio qua nello spazio, infilo l'uncinetto e faccio il mio punto alto, così non abbiamo dei problemi di trovare la nostra terza catenella iniziale. Facciamo 3 catenelle. E giriamo il lavoro. Voilà. Facciamo un altro giro. Quindi filo sull'uncinetto, saltiamo direttamente nel primo spazio da 2 catenelle per fare la nostra prima conchiglia. 1, 2, 3. Una, 2 catenelle e nello stesso spazio da 2 catenelle ancora 3 punti alti, 2 e 3. Poi saltiamo nello spazio da 2 catenelle in cima alla seconda conchiglia. Filo sull'uncinetto, eccoci qua, per fare un'altra conchiglia. 1, 2, 3. Cioè dal secondo giro lavoriamo sempre nello spazio da 2 catenelle. Saltiamo da uno spazio da 2 catenelle all'altro con le nostre conchiglie. 1, 2, ancora un punto alto per finire la terza conchiglia. Poi saltiamo nel seguente spazio da 2 catenelle e facciamo un'altra conchiglia. 1, 2. Come vi dicevo, è un punto semplice ma molto carino e si può utilizzare per creare sciarpe, coperte, poncho, tutto ciò che si desidera. Ups, parlando. Io sono andata avanti con i miei punti alti, ne ho fatti 4, quindi 1, 2, 3, anzi, no, ho fatto bene, ho fatto bene. Mi sono presa paura no, ho fatto 3, poi 2 catenelle, poi ancora 3. Ero a posto. Allarme falso. 2, 3. Andiamo nell'ultimo spazio da 2 catenelle per finire il nostro terzo giro. 2 e 3 punti alti, poi 2 catenelle e nello stesso spazio da 2 catenelle facciamo ancora 3 punti alti per finire il nostro punto conchiglia. 2 e 3. Filo sull'uncinetto, qua in questo spazio finale mettiamo un punto alto. Ok. E questo è il punto conchiglia che volevo far
far vedere, come vi dicevo, è semplice, molto molto carino, si lavora molto facilmente, perciò possiamo fare, ecco, una bella, io ho qua un filato in tre fili perché era troppo sottile, l'ho messo in tre di cotone e possiamo realizzare una bella sciarpa estiva. La possiamo fare anche più ampia come vogliamo, come vi dicevo, è multiplo da 4 catenelle. Poi si lavora così. Quindi non penso che ci siano dei problemi. Si va avanti così fino alla lunghezza desiderata. Per chiudere la sciarpa, quando si arriva alla lunghezza desiderata, si fa così. 3 catenelle, questo come al solito, nessun problema. Poi giriamo il lavoro e facciamo ancora 3 catenelle. Dopodiché, nello spazio da 2 catenelle, facciamo un punto basso, poi una, due, altre 3 catenelle, poi nello spazio da 2 catenelle prossimo, no, facciamo un altro punto basso, poi una, due, 3 catenelle, nello spazio da 2 catenelle, sì, un altro punto basso, così. Poi 3 catenelle nello spazio, una, due, tre, nello spazio da 2 catenelle un altro punto basso, poi 3 catenelle, 2, 3 e un punto alto sopra, diciamo, il punto alto precedente. Ok, adesso una catenella per girare e ci infiliamo nel primo spazio da 3 catenelle per fare 3 punti bassi. Quindi 1, 2, 4, 3, 4 punti bassi, scusate, 4 punti bassi. Quindi ho fatto 4 punti bassi. Adesso nel punto basso, lavorato in cima alla mia conchiglia, faccio un altro punto basso. Ok, poi nello spazio da 3 catenelle faccio di nuovo 4 punti bassi. 2, 3, 4. Poi in cima, qua dove ho lavorato il punto basso, faccio un altro punto basso. Poi 4 punti bassi nello spazio da 3 catenelle, 2, 3, 4. Poi in cima, qua dove ho lavorato il punto basso, proprio in esso faccio un altro punto basso. Poi 4 punti bassi nello spazio da 3 catenelle, 2, 3 e 4. Poi nel punto basso appena lavorato facciamo un altro punto basso. Poi qua nell'ultimo spazio da 3 catenelle facciamo ancora 4. Oh, ok. 4 punti bassi, 2, 3 e 4. Ok. Adesso possiamo dire di aver finito, diciamo, il nostro punto conchiglia. Ecco, è così che viene finito. Come vi dicevo, un punto semplice ma di grande effetto.
E per una sciarpina estiva sarebbe proprio bellissimo.